Perfetto. Allora, buonasera a tutti, grazie di esservi collegati a questa webinar, questa conferenza online, una conferenza in tempi di Covid, su un tema interessantissimo, insomma, dal punto di vista degli osservatori, ma non solo, e cioè la Birmania, transizione spezzata, quali prospettive? Ringrazio il CESP, il Centro Studi di Politica Internazionale, per aver organizzato questo incontro al quale parteciperanno degli ospiti illustrissimi e molto preparati su questo argomento. Ve li presento, diciamo così, in ordine non alfabetico, ma di locandina. E allora abbiamo con noi Cecilia Brighi, che è segretaria generale dell'Associazione Italia-Birmania Insieme, e peraltro espertissima di Birmania, Myanmar e autrice di diversi libri, vi ricordo solo Il Pavone e I Generali. Abbiamo con noi l'onorevole Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera, ma in passato inviato speciale dell'Unione Europea in Myanmar. Poi con noi l'ambasciatrice Alessandra Schiavo, che è la nostra rappresentante ufficiale a Naipido, ma con sede, se non sbaglio, a Yangon, Rangoon. Pronuncio i nomi delle città come erano conosciute una volta e come sono chiamate adesso, per non fare troppa confusione. C'è anche Filippo di Robilant, presidente della Fondazione per i Collegi del Mondo Unito, anche lui grande esperto di Birmania e molto vicino a Aung San Suu Kyi, la signora, ahimè, tornata prigioniera dei militari, e Gabriella Biondi, che è direttore centrale per l'Asia del Ministero degli Affari Esteri e quindi competente per quest'area del mondo così travagliata. E sappiamo che cosa è successo in Birmania nella notte tra domenica e lunedì, almeno in Italia, lunedì mattina in Birmania. C'è stato un colpo di Stato dei generali, un colpo di Stato che peraltro era stato smentito il sabato prima dagli stessi, dallo stesso generale Min Aung Hlaing, che poi lo ha portato a termine dopo due giorni. Un colpo di Stato che ha bloccato quella che sembrava una transizione sicuramente difficile, ma decisa verso la democrazia, e ha riportato gli orologi indietro di 10 anni, quando il paese era governato, e lo è stato per quasi 5 decenni di fila, dai militari, in maniera brutale, possiamo dirlo. Allora, darei la parola subito a Cecilia Brighi, che magari può cominciare con illustrarci, per spiegarci che cosa c'è dietro questo golpe. Prego, Cecilia. Buonasera a tutti. Ma questo golpe è stato organizzato e ben pianificato dai militari, e io ritengo che ci siano più motivazioni. La motivazione dei brogli elettorali è una motivazione, una grande scusa che non tiene, perché loro prima hanno parlato di 8 milioni e 600 mila brogli, poi adesso sono saliti a 10 milioni e rotti. Quindi la motivazione vera, una delle motivazioni vere, è che le elezioni hanno portato a una sconfitta terribile del partito dei militari, che ha ottenuto solo 33 seggi, mentre l'NLD, il partito di Aung San Suu Kyi, ne ha ottenuti 396, quindi con un peso preponderante in Parlamento. E questo significherebbe che i militari rimarrebbero relegati a mere vestali della Costituzione, avendo per Costituzione il 25%
dei seggi e la presenza preponderante dell'NLD permetterebbe l'approvazione di tutta una serie di norme importanti che già sono state in parte approvate nel mandato precedente, che diciamo, rispondono un po' agli standard internazionali che riguardano sia l'ETI, cioè l'Extractive Industries Transparency Industries, che l'evaluazione di impatto ambientale e sociale, che le norme sul lavoro e così via, e che sono tutte norme che in qualche modo imbrigliano uno dei partner più importanti della Birmania, che è la Cina, che ha grossi interessi geopolitici ma anche economici e commerciali in Birmania e che si è vista già con all'inizio del 2011 con il presidente Thein Sein bloccare la costruzione di una grande diga, la diga di Minh Son, per motivi ambientali. Quindi mentre apparentemente sembra che la Ledi abbia un bellissimo rapporto con i cinesi, nella realtà la Cina sta spingendo molto per evitare tutti questi lacci e lacciuoli internazionali per poter avere le mani libere su One Belt, One Road e su tutta una serie di programmi come l'Economic Corridors che sono stati approvati e che garantiscono alla Cina l'accesso al mare, all'Oceano Indiano. Quindi questo è uno dei motivi principali. Peraltro si sono resi conto che con l'ultima conferenza di Panlong una serie di accordi tripartiti, quindi già firmati dagli stessi militari, permetterebbero di bypassare la procedura di discussione della modifica della Costituzione in Parlamento, che vede appunto il blocco dei militari, perché per esempio la questione del federalismo è già stata concordata con l'ultimo accordo di Panlong e il federalismo è una questione che deve prevedere la modifica della Costituzione. L'altro, quindi io sto tagliando un po' così con l'accetta le cose perché abbiamo giustamente poco tempo e poi ne riparleremo dopo, e diciamo, nella scatola degli interessi economici ci sono anche non solo gli interessi cinesi che sono anche geopolitici, perché la Birmania è un paese cuscinetto con l'India ha forti interessi anche nel Rakhine, c'è tutta la questione del rapporto della vendita di armi che la Cina sta portando avanti in Birmania, ma che è anche grande interesse della Russia. Quindi il secondo elemento, diciamo, di pressioni per non avere una crescita diciamo, della transizione democratica viene spinta anche dalla Russia, che il 25 gennaio, quindi l'altro ieri, con un grande fanfara, il ministro della difesa, pupillo di Putin, è venuto in Birmania e ha sottoscritto degli accordi importanti ed hanno sicuramente parlato anche della questione del golpe, che penso che sia di grande interesse della Russia, che appunto traffica armi con la Birmania, che non ci sia un rafforzamento del processo di democratizzazione. Ma c'è un altro elemento interessante, cioè a luglio scade il mandato del generale capo delle forze armate, Min Aung Hlaing, che va in pensione. Andando in pensione perde il ruolo istituzionale e quindi può essere perseguito dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra. Quindi lui punta a rimanere in carica e con la grande ambizione di diventare il Presidente della Repubblica. E quindi ci sono interessi di carattere politico, di carattere economico e di carattere anche personale che sono stati oggetto, diciamo, che sono stati l'elemento chiave per il colpo di Stato, che io chiamo un colpo di Stato con guanti bianchi, perché loro stanno puntando a far vedere alle istituzioni internazionali soprattutto, ma anche ai governi che hanno interessi nel paese, interessi economici importanti, compresi i governi europei, che loro vogliono ripristinare lo Stato di diritto, che sono loro i garanti e della Costituzione, ma anche della democrazia del paese. Infatti, fino adesso
non hanno sparato neanche un colpo, anche se abbiamo visto dai media e poi i miei rapporti con il mondo, soprattutto il mondo del lavoro, ma non solo in Birmania, ci sono delle iniziative, delle dimostrazioni molto, molto civili e molte altre se ne stanno organizzando per i prossimi giorni. Loro stanno cercando di far vedere che sono nella normalità, hanno invitato le organizzazioni sindacali ad un incontro del comitato tripartito al Ministero del Lavoro. Ovviamente il sindacato non riconosce questo governo e non ci andrà, però stanno agendo in questo modo, far vedere alla comunità internazionale che loro sono i garanti dello Stato di diritto e della giustizia, e che Aung San Suu Kyi è colpevole di aver organizzato i brogli elettorali per mantenere il potere. Quindi lei è l'aguzzina e loro sono invece i garanti della giustizia. Grazie Cecilia Brighi. Sì, hai fatto cenno alle manifestazioni. Ci sono video che mostrano la popolazione che per la sera è chiusa in casa per il coprifuoco e batte sulle pentole fuori dalle finestre, insomma, ricordando un pochino l'Argentina d'antan. Onorevole Piero Fassino, lei ha visto da vicino quasi tutti i protagonisti della vita politica birmana, ha visto e ha partecipato ai colloqui per costruire questa democrazia che da quelle parti, insomma, pare essere molto molto fragile. Allora, ci può provare a spiegare perché è finita così? Perché questa transizione, peraltro durata 10 anni, non ha funzionato? Dunque, bisogna... Grazie intanto al CESPI di aver organizzato e grazie a tutti gli interlocutori, in particolare all'ambasciatrice che credo sta vivendo delle ore molto complicate e intense. Allora, bisogna partire, credo, dalla vicenda, diciamo, da come è partita la transizione. Noi sappiamo bene che la Birmania è un paese che è stato sempre sotto il tallone dei militari dal 1962 fino al 2010-11, con la brevissima parentesi dell'88-90, quando ci fu il grande movimento degli studenti che portò le elezioni del 90, vinte dalle forze democratiche, soffocate immediatamente con un nuovo golpe. Va detta una cosa, perché questa è una cosa che, diciamo, in genere nella storia della Birmania le forze armate hanno sempre avuto un ruolo particolare. Questo va tenuto presente perché non è un elemento, cioè non sono, diciamo, i generali argentini semplicemente o paraguayani o africani, è una cosa un po' diversa. La Birmania è un paese federale, come tutti sappiamo, nel senso che è costituito da una quantità grande di minoranze che si ritrovano nei vari stati, tant'è vero che la Birmania è un'unione di stati, è un'unione federale, di minoranze etniche o maggioranze etniche, tra l'altro molto diverse e complesse, anche diverse dal punto di vista linguistico, religioso, eccetera, eccetera. L'esercito è, fin dalla fondazione, l'istituzione di coesione nazionale del paese. Il padre di Aung San Suu Kyi era un generale che aveva guidato la lotta contro i giapponesi e poi contro gli inglesi. I colleghi di Aung San che guidano l'indipendenza sono in gran parte generali e militari. Aung San è stato ucciso da un complotto interno poco prima che della proclamazione dell'indipendenza. E, diciamo, Tamadav, cioè l'esercito, è stata sempre una struttura, diciamo, centrale nella vita della Birmania. Questo ha sempre dato all'esercito un potere, un rapporto, diciamo, un'autorità che, come dire, di cui bisogna tener conto. Naturalmente, mano a mano, questo ruolo dell'esercito si è tradotto sempre di più in una dittatura sanguinaria, feroce, con una oppressione, una repressione di qualsiasi voce di dissenso, di qualsiasi opposizione assolutamente fanatica, con condanne a pene paventose. Non so, un famoso comico birmano per aver
ironizzato pubblicamente nei confronti dei generali, nel 2008-2009 fu condannato a 30 anni di galera per uno spettacolo ironico, ecco, per dire la ferocia e la brutalità repressiva di questo regime. Questo regime è stato impermeabile a ogni forma di pressione internazionale, ha goduto dell'appoggio di alcuni paesi asiatici che lo hanno aiutato a lungo, la Cina per tutti, che a lungo ha sostenuto le giunte militari. A un certo punto, sotto la pressione internazionale, si è determinato nel vertice militare una rottura. E una generazione di generali, tra virgolette, più giovani, quando si dice più giovani si dice più o meno tra i 60 e i 65 anni, ha estromesso quella che era la casta proprio storica della dittatura, che era arrivata ormai ad avere 80-85 anni, e questo nuovo, diciamo, generazione, per tante ragioni, per ragioni soprattutto di opportunità, di convenienza, ha valutato che fosse conveniente uscire dall'isolamento internazionale in cui la Birmania era precipitata. E attraverso il presidente che avevano nominato nuovo, Thein Sein, ha aperto, diciamo, un timido processo di apertura. La liberazione di Aung San Suu Kyi, la liberazione di una parte dei prigionieri politici, un allentamento delle misure repressive, un dialogo tra questo presidente e Aung San Suu Kyi per convenire come, diciamo, dare corso alla transizione. Prime elezioni, le quali furono ancora controllate dal regime, tanto è vero che la Lega Nazionale per la Democrazia no, le boicottò, che però erano prime elezioni dopo un lunghissimo periodo in cui di elezioni non ce n'erano, e tutto questo poco a poco ha aperto delle maglie che hanno avuto una prima grossa rottura nelle elezioni parziali del 2012, quando si sono fatte elezioni per eleggere una quarantina di seggi, dove la Lega Nazionale ha stravinto. E da lì è andato avanti il dialogo tra il presidente Aung San Suu Kyi, Aung San Suu Kyi ovviamente molto più forte dopo questo successo, e si è avviata una transizione con il trasferimento dei poteri dalla giunta militare a un governo civile, di cui era parte Aung San Suu Kyi, con un patto, con un compromesso. Il compromesso era: noi militari accettiamo la transizione trasferendo i poteri ai civili, però noi manteniamo delle postazioni chiave. Il 25% dei seggi del Parlamento previsti dalla Costituzione, per inciso, questa norma, che è una norma non del tutto democratica, c'è anche in altre costituzioni asiatiche, ma comunque chiusa la parentesi, no? E tre postazioni di governo: difesa, interni e il cosiddetto Ministero dell'Integrità Nazionale, appunto, l'esercito come tutore, no, del fatto che la Birmania rimanga unita. E naturalmente i militari in queste tre postazioni le hanno gestite in assoluta, come dire, esclusività. Quindi il compromesso era un compromesso complicato, difficile, e Aung San Suu Kyi ha scommesso che mano a mano che la transizione andava avanti si sarebbe consolidata e questo potere dei militari si sarebbe via via ridotto. Questa era la scommessa, che non è stata solo di Aung San Suu Kyi, è stata la scommessa di tutta la comunità internazionale che ha sostenuto Aung San Suu Kyi in questo compromesso con questa visione. No? Facciamo il compromesso, mano a mano che andrà avanti, il potere militare si ridurrà, la transizione si consoliderà e a un certo punto la democrazia sarà, come dire, solida. Peraltro in questi è durato 10 anni, non 10 mesi, questo processo, quindi vuol dire che aveva una sua consistenza. In questi 10 anni Aung San Suu Kyi e il governo hanno messo in essere tutta una serie di politiche di apertura del paese, a parte la ovvia liberazione di tutti i prigionieri politici, l'abolizione della censura, la modifica di tutta una serie di leggi liberticide, l'apertura agli investimenti internazionali, esteri, e via di questo passo. No? I militari hanno... Scusate un secondo, devo mettere in carica... Ecco, scusate se non si scarica. Ecco, i militari hanno
i militari hanno a quel punto accettato. Quando è che non hanno accettato? Hanno cominciato a pensare che questa cosa qui li emarginava. Beh, un passaggio durissimo è stato la vicenda dei Rohingya, evidentemente, dove tutta l'opinione pubblica internazionale ha caricato sulle spalle di Aung San Suu Kyi. Ma attenzione, le cose sono più complicate. Viste da una stanza europea è facile giudicare, è più complicato. Allora, i Rohingya sono considerati, l'ambasciatrice mi può confermare, in Birmania, dai birmani, come noi consideriamo, come l'opinione pubblica italiana e europea considera i Rom, più o meno. No? Cioè sono una minoranza disprezzata, emarginata, negata, e questo è un problema. I generali hanno agito con una brutalità assoluta, evidente, commettendo violenza, abusi di ogni genere, ma sapendo di avere, non dico il consenso, ma non il disfavore dell'opinione pubblica. Attenzione. E Aung San Suu Kyi si è trovata in una tenaglia. La brutalità dei generali e il non disfavore dell'opinione pubblica nei confronti di una offensiva contro i Rohingya. Quindi posizione molto complicata. Qui lei ha cercato, non ha difeso i generali, anzi, lei ha nominato la commissione d'inchiesta, no? Quando è andata in sedi internazionali dal Consiglio dei diritti umani a Ginevra, eccetera, ha preso l'impegno a, diciamo, sottoporre a procedimento coloro che l'inchiesta avrebbe individuato come responsabili di abusi, eccetera, eccetera. Il generale che ha fatto il colpo di Stato, l'ha ricordato la Brighi, è uno che è già sotto inchiesta del Tribunale Penale Internazionale per violazione dei diritti umani. Quindi dietro questo colpo di Stato c'è la vicenda Rohingya, nel senso che i militari e quel militare lì hanno pensato che prima di arrivare in fondo fosse necessario interrompere il percorso. Quindi la vicenda dei Rohingya, se volete, viene invocata molto per mettere sotto accusa Aung San Suu Kyi. Mi permetto di dire che la vicenda dei Rohingya è una delle ragioni del golpe. E quindi il nostro giudizio su questo va un po' tarato in modo meno diciamo semplificato. E l'altra ragione sono le elezioni del 2015. Scusate, le elezioni di novembre. Perché Aung San Suu Kyi ha avuto un consenso plebiscitario nel 2015. I militari avevano scommesso sul fatto che gestendo il potere quel consenso poteva logorarsi. Il voto dell'8 novembre non solo non lo ha logorato, ha dimostrato che il consenso era fortissimo. A quel punto i generali hanno pensato che se quel consenso si consolidava, il processo di loro emarginazione avrebbe potuto essere accelerarsi. E sono intervenuti. Dopodiché adesso tutti fanno l'appello a ripristinare l'ordine, eccetera. Vedremo. Io, come la Brighi, come la Schiavo, con chi si occupa della Birmania riconosce, sa come sono questi militari. Non è gente che, come dire, si spaventa perché noi facciamo un appello, cioè sono duri, sono abituati a gestire il potere nel modo più brutale e più duro, sono forti della loro cosa e quindi. E aggiungo un'ultima cosa. Si dice che la comunità internazionale deve sanzionare, prendere delle misure, isolare. Attenzione, c'è questo piccolo aspetto, lo dico perché io l'ho vissuto il periodo quando ero inviato, tutta la vicenda delle sanzioni. L'80% dell'interscambio della Birmania e con i paesi asiatici, con l'Occidente è meno del 20%. In Asia non c'è nessun paese che accetta le sanzioni, tant'è vero che già nel passato non le furono messe da nessuno. Questo significa che l'isolamento internazionale della Birmania non è così facile, perché lo strumento sanzionatorio ha un'efficacia concreta limitata, data dal fatto che può incidere sul 20% del suo interscambio commerciale. I paesi asiatici, metà dei quali non sono particolarmente democratici, non hanno, diciamo, particolare vocazione all'isolamento. Allora io mi credo che bisogna rovesciare il ragionamento. L'Occidente prenderà le sanzioni, è giusto che le prenda, benissimo. Ma la vera cosa, la vera scommessa è agire sui paesi asiatici.
Guardate che nella transizione, nell'essere arrivati nel 2010, 11, 12 la transizione, alcuni paesi asiatici hanno avuto un'influenza molto forte, l'Indonesia per esempio, per fare un esempio, e altri. Siccome Myanmar è parte di ASEAN, l'ASEAN adesso è parte dell'area di libero scambio del Pacifico, i paesi asiatici hanno un peso, io penso che il vero elemento di pressione va fatto sulle leadership asiatiche, compresa la Cina, perché loro agiscano per riportare una condizione di normalità in Myanmar. E mi fermo. Grazie della vostra attenzione. Grazie, grazie onorevole Fassino, molto chiaro, come sempre ci ha dato un quadro della situazione veramente esaustivo. E passo la parola all'ambasciatrice Alessandra Schiavo, che vive da tempo la realtà sociale e anche politica di questo paese in prima persona, e magari ci riesce un po' ad aiutare a capire come un occidentale possa leggere questa realtà. Cioè, esiste una chiave che ci possa introdurre in meccanismi che sono comunque diversi dai nostri? L'onorevole Fassino ci ha ricordato il ruolo dei militari, tanto per fare un esempio, e non è l'unico paese, la Birmania, Myanmar, ad avere i militari in una posizione così centrale. Prego, ambasciatrice. Grazie mille, dottor Salom, grazie mille al CESPI anche per aver assunto questa iniziativa, che è così importante anche per avviare una riflessione sulla Birmania, su quanto sta accadendo, che non sia superficiale o stereotipata. Ringrazio anche la dottoressa Brighi e l'onorevole Fassino, il presidente Fassino, per la sua riflessione sempre molto lucida e puntuale. D'altronde gli conosce benissimo la Birmania. L'esercito birmano ha effettivamente un ruolo in questo paese che è veramente singolare. Nelle caserme birmane c'è quasi sempre una frase che dice: l'esercito è il tuo padre e la tua madre. E quindi in questa, diciamo, in questo culto effettivamente è l'elemento fondante della nazione e di un elemento, di un'istituzione che si ritiene tale, appunto l'istituzione dello Stato, che tiene sempre nell'ottica di militari unite a questo paese. E, si trova veramente la ragione anche di essere la posizione dell'esercito e la ragione anche di quello che è successo in questi giorni. La transizione democratica è stata avviata nel 2011 dal governo del presidente Thein Sein sulla base di un equilibrio molto complicato e molto difficile da mantenere. Ed era un equilibrio anche al di là di quello che era scritto nelle clausole della Costituzione del 2008, i cui limiti sono evidenti in questi giorni. Era un accordo tacito, ripeto, oltre le clausole evidenti della Costituzione, per cui ciascuna parte, la filiera militare e la filiera civile del paese, dovevano in qualche modo impegnarsi a tutelare e a rispettare gli interessi essenziali dell'altra parte, senza rompere questo equilibrio. Ora, non si può dire che a causa della vicenda Rohingya, che come ha ricordato giustamente il presidente Fassino è centrale negli eventi di questi giorni, noi occidentali abbiamo aiutato la leadership birmana, intendo quella civile, a continuare a rispettare questo equilibrio. L'abbiamo un po' spinta nell'angolo e abbiamo interpretato la difesa che San Suu Kyi ha fatto all'Aia del suo paese, di quello che era anche l'onore del suo paese, quindi per difenderla da un'accusa molto grave, quella di genocidio, sulla quale io adesso ho il merito, della quale non intendo entrare, perché ovviamente è una questione spinosissima, molto delicata, e per la quale io nutro il più profondo rispetto, e non vorrei assolutamente che le mie parole venissero frattese. Si è trattato di una tragedia immane e ovviamente inaccettabile. Però appunto la posizione assunta da San Suu Kyi all'Aia è stata interpretata come una difesa dei militari, non invece come una difesa del suo paese. E d'altronde devo anche ricordare che lei ha assunto questa difesa nel suo ruolo di ministro degli affari esteri della Birmania, quindi rientra nelle funzioni, nei compiti del ministro degli affari esteri di difendere il proprio paese nei fori e nelle assise internazionali in cui vanno assunte decisioni importanti. Ora, visto che si è rotto questo equilibrio anche per questioni personali, anche del futuro del comandante in capo, sempre con riguardo sia a queste inchieste che con riguardo anche alle sue ambizioni politiche di continuare a mantenere un ruolo dopo la scadenza, l'entrata in pensione appunto del comandante in capo, è ovvio che si è aperto un braccio di ferro
alla vigilia della costituzione del nuovo governo, dopo le elezioni del novembre del 2020, che doveva essere teso a definire nel concreto il futuro e la ripartizione di alcune cariche, quindi anche l'attribuzione di un ruolo, evidentemente, per il comandante in capo. E di fronte alla impossibilità di accettare alcune richieste, evidentemente si è aperta una faglia che non era più possibile ricomporre, che ha condotto agli avvenimenti di questi giorni. Quindi viviamo effettivamente una situazione molto difficile adesso, di cui non sappiamo, non è possibile prevedere gli sviluppi, ma è molto importante che l'Occidente continui a guardare la Birmania in un'ottica diversa da quella binaria che ha assunto, che ha mantenuto fino ad oggi, cioè non l'ottica della contrapposizione tra il bene e il male, che è un'ottica semplicistica che noi abbiamo mantenuto fino a questo momento. Noi diciamo che la Birmania è uno dei paesi forse meno conosciuti e meno noti, la cui storia è meno conosciuta e meno nota in Occidente, perché è sulla carta, doveva e poteva essere uno dei paesi più ricchi del sud-est asiatico, perché gode di immense risorse. Nel 1962 c'è stato questo colpo di stato del generale Nguyen che ha precipitato il paese in una situazione prima di auto-isolamento e poi di isolamento, e che ne ha fatto uno dei paesi più poveri del sud-est asiatico, nonostante la sua potenzialità rimanga ancora intatta. Non le vicende di Birmania non erano conosciute o seguite in Occidente, e sfido anche qualunque occidentale mediamente italiano anche a conoscere sigle dei gruppi armati, dei vari gruppi etnici, delle varie minoranze, dei Karen, dei Mon, dei Kaman, degli Shan, dei Kayin, dei Kaya, insomma sono tutta una serie pure rivolgimenti interni e istanze che sono molto importanti, molto sentite con in Birmania, che fanno parte di quell'unità nazionale che l'esercito dice di dover mantenere, di poter essere l'unico a garantire. Quindi l'Occidente non ha seguito una storia ovviamente difficile da comprendere in tutti questi anni, fino a quando non è intervenuto, non sono cominciate le proteste studentesche, che sono state ricordate anche dal presidente Fassino nel 1988, la brutale repressione da parte dei militari, l'ascesa quindi, assunzione della guida del movimento democratico da parte di Aung San Suu Kyi, e quindi poi anche gli arresti domiciliari della stessa, e le sanzioni, l'esperimento delle sanzioni, e poi finalmente effettivamente l'apertura di un processo democratico che doveva essere anche funzionale alla rimozione delle sanzioni internazionali. Quindi la liberazione all'epoca di Aung San Suu Kyi doveva essere funzionale alla rimozione delle sanzioni, e quindi all'apertura della Birmania al mondo oltre i rapporti con la Cina, proprio perché l'obiettivo comunque sia dei militari birmani dell'epoca era anche di allargare il proprio portafoglio di alleanze internazionali oltre quella cinese, per poter scegliere tra più amici. Quindi il rapporto anche tra i militari e i cinesi e la Cina è un rapporto complesso, non dobbiamo dimenticarlo, non è un rapporto univoco, ma è un rapporto fatto anche di molte complessità e anche di voglia di indipendenza, perché i birmani sono una popolazione anche molto fiera, quindi da una parte hanno molto bisogno della Cina perché ha il potere di voto nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dall'altra parte però i militari birmani, che a loro modo, sottolineo a loro modo, sono anche dei patrioti, vogliono mantenere l'indipendenza di questo paese. Allora, quando poi è stata avviata la lotta di Aung San Suu Kyi, della National League of Democracy per la democrazia, l'Occidente ha inteso la storia, ha letto la storia di questo paese solamente in termini di contrapposizione tra bene e male. Quindi esisteva solamente la lotta per la democrazia, tutte le altre questioni in realtà non sono state, ripeto, dai più comunemente, poi ovviamente ci sono anche le positivissime eccezioni comprese. Quindi ci siamo persi un pezzo di complessità della storia di questo paese. Quando si è avviata la transizione democratica, soprattutto quando poi Aung San Suu Kyi ha vinto le elezioni nel novembre del 2015 ed è effettivamente riuscita, perché c'erano dei dubbi se questo sarebbe veramente successo, vista la negazione dei risultati elettorali già in passato, il presidente Fassino ha ricordato l'episodio del 1990, in cui anche l'NLD aveva stravinto le elezioni, oppure le elezioni erano state disconosciute all'epoca. Allora, quando Aung San Suu Kyi effettivamente è riuscita ad arrivare al potere, le aspettative dell'Occidente sul suo governo erano elevatissime e dico senz'altro realistiche, perché ci si illudeva effettivamente che con la salita al potere di Aung San Suu Kyi e quindi un rafforzamento del processo di transizione. Alessandra, scusami, puoi alzare un attimo
la voce perché non arriva bene, magari rallentare perché si perdono un po' le parole, così ci dicono anche coloro che stanno ascoltando, che le cose che dici sono talmente importanti, quindi scusami se ti ho interrotto. No, figurati, assolutamente, purtroppo anche la linea è quella che è, ti ringrazio per avermelo detto. Quindi con l'avvio, con l'assunzione del potere, con la prima formazione del governo civile da parte di Aung San Suu Kyi nell'aprile del 2016, dopo le elezioni del novembre del 2015, le aspettative dell'Occidente erano elevatissime e fin troppo anche. E, quindi quando poi sono sopravvenuti le prime persecuzioni, non sono state neanche le prime, insomma, le persecuzioni dei Rohingya nel 2016, nel 2017, la delusione è stata tanta e tale che effettivamente l'Occidente è ricaduto sempre in questa logica binaria di nuovo di bianco-nero. Quindi, e questo ancora una volta ci ha condotto, secondo me, a essere meno presenti in Birmania, un po' a rischiare di continuare a parlare uscendo dalla stanza, invece di cercare di costituire una logica di rafforzamento ulteriore di presenza e di impegno nel paese, quindi con più investimenti occidentali, con più presenza, un rafforzamento dei rapporti, che doveva essere poi uno strumento per accompagnare il paese verso un cammino di progresso economico, civile, democratico, che invece oggi rischia di essere drammaticamente interrotto. Quindi io mi auguro adesso che in questo sottilissimo crinale sul quale dobbiamo continuare a camminare molto probabilmente nei prossimi giorni, e temo anche nei prossimi mesi, l'Occidente riesca a trovare un modo per continuare a essere presente in Birmania, perché quello che è successo in questi giorni, e quindi il nostro obiettivo deve essere quello di porre le premesse o ricreare le premesse per un ritorno, una transizione complicata, ma che dobbiamo continuare ad accompagnare. Quindi il nostro fine deve essere quello, e quello che è successo questi giorni non deve decretare la fine, invece, usando il femminile, di un processo che invece è importantissimo per noi stessi. E ha fatto bene il presidente Fassino a ricordare il ruolo e l'importanza dei paesi dell'ASEAN, che sono indubbiamente, hanno una presenza economica che li rende più importanti anche da ascoltare, una vicinanza geografica, una contiguità anche culturale che è essenziale effettivamente per rispettare certi crismi culturali di questo paese, e quindi per farsi intendere e capire. Dobbiamo agire insieme e dobbiamo trovare un modo per affermare i nostri valori, che però non sia, quindi, ai quali l'Occidente non deve abdicare, l'interesse stesso della Birmania, l'interesse del popolo birmano, che vede in Aung San Suu Kyi la speranza della democrazia, che la considera sempre, non ha mai smesso di farlo, come la propria leader, e anche l'interesse stesso di tutte le minoranze di Rohingya, perché senza democrazia non ci può essere protezione e affermazione dei diritti delle minoranze. E i Rohingya, che è vero, sono considerati come una spina nel fianco da molte persone di questo paese, perché hanno un'identità religiosa, un'appartenenza etnica che viene considerata diversa da quella della maggioranza Bamar, che però è sempre solo una maggioranza relativa, ci sono tantissime altre componenti etniche. I Rohingya in realtà aspirano a tornare in Myanmar e a fare ritorno nel paese, e quindi hanno il diritto, possono tornare e vorranno tornare solamente se si creano delle premesse diverse da quelle attuali, quindi se si riuscirà effettivamente a ricostituire una promessa di democrazia per questo paese. Grazie ambasciatrice, grazie per questo intervento dal campo, ci ha fatto veramente vedere quello che sta accadendo in Birmania. Ora io vorrei passare la parola a Filippo Di Robiland, e proprio, come dire, come naturale prosecuzione dell'intervento dell'ambasciatrice, partendo dall'idea che questo percorso democratico è iniziato in realtà con una rivoluzione che è quella dei monaci, no? La rivoluzione Zafferano del 2007, che ha così impressionato il mondo occidentale e ha portato quindi nel tempo il paese verso quello che noi definiamo uno stato di diritto. Ecco, Filippo, ci può aiutare a capire come è visto lo stato di diritto e che ruolo può avere lo stato di diritto in Birmania, ma forse anche
possiamo anche allargare un pochino il discorso. Sì, certamente. No, grazie per l'invito. Io volevo precisare che sono più che altro un appassionato di Birmania più che un esperto, certamente rispetto agli altri relatori. È vero, la rivoluzione di Zafferano impressionò molto il mondo per la sua matrice spirituale non violenta, però la impressionò per solo qualche istante, poi ce ne siamo rapidamente dimenticati. Allora, vi do un po' le mie impressioni di quello che è avvenuto lunedì. Primo febbraio è stato per me un terribile déjà vu, e purtroppo Aung San Suu Kyi sembra tornare alla casella di partenza. Un déjà vu anche nei suoi aspetti grotteschi, se vogliamo, con i generali che dichiarano la natura costituzionale del golpe, e oggi abbiamo saputo, lo diceva l'ambasciatrice, che Suu Kyi è accusata di aver violato la legge sull'import perché le hanno trovato qualcosa di un sapore molto antico, 4 walkie-talkie in casa addirittura. E tutto questo è paradossale perché i militari avevano il migliore dei mondi possibili, la Costituzione praticamente scritta da loro, che attribuisce loro un enorme potere politico ed economico, appunto il 25% di seggi riservati in Parlamento, un de facto potere di veto su qualsiasi cambiamento della Costituzione, i 3 ministeri gran peso di cui parlava Fassino prima, mano libera in molti settori chiave dell'economia. In parole povere, erano già al potere, perfettamente mimetizzati, con il vantaggio di non avere gli occhi del mondo puntati addosso e una personalità come Suu Kyi come alibi perfetto. Ecco, quindi in fondo potevano anche permettersi il lusso di perdere le elezioni, perché la schiacciante vittoria del partito di Suu Kyi al limite minacciava, ma non intaccava il loro potere. Evidentemente la voracità dei generali birmani per il potere e i soldi è sconfinata, ed è possibile che il loro mondo non sia un monolite, ma che ci siano delle lotte interne, o che addirittura tutto questo, lo diceva Cecilia Brighi prima, sia dovuto all'ambizione di un singolo, cioè del generale Mino. Comunque sia, ai miei occhi questa, e qui allargo un po' il discorso, ai miei occhi questa è l'ennesima sconfitta della matrice che la comunità internazionale ha pensato bene di applicare in tutti questi anni nei paesi che escono dalle dittature. È stato così in Afghanistan, in Iraq, in tanti paesi africani. Quello di pretendere che delle elezioni più o meno free and fair sia sufficiente per aprire le porte a sistemi democratici. Anche il caso della Birmania insegna che un'attenzione maggiore deve essere data nei periodi di transizione all'affermazione dello Stato di diritto. Con i processi elettorali si affronta solo un aspetto, quello della sovranità del popolo, pensando che in fondo il resto seguirà. Ma l'esperienza dimostra che non è così, che gli altri pilastri, come la separazione dei poteri, una magistratura indipendente, la libertà di espressione, la libertà di stampa, la difesa dei diritti umani, non vanno tralasciati. E su questo occorre avere un approccio nuovo e diverso, perché con lo schema attuale, anche in Birmania, non si va da nessuna parte. Gli aiuti economici, che per la Birmania contano e come, se si pensa che è tra i paesi più poveri della regione, che ha un'economia sull'orlo del collasso con effetti negativi soprattutto per le classi più deboli, un sistema sanitario che l'OMS considera tra i peggiori del mondo, per non parlare delle prigioni zeppe di oppositori politici, giornalisti che fanno il loro mestiere, le persecuzioni delle minoranze etniche. Ecco, tutto questo fa pensare che gli aiuti economici devono essere condizionati a riforme politiche ed economiche che non rimangono in superficie, ma che vadano alla radice dei problemi. Quindi io credo che in chiusura non bisogna farsi sopraffare da una narrativa eroica dei fatti, come ho letto molto sui media in questi giorni. L'immagine dell'uccello che imparava a volare, ma poi sono venuti i militari a spezzare le ali, è un'immagine suggestiva,
ma la realtà è più complessa, come d'altronde è già stato detto da altri. Quindi io qui mi fermo, poi magari al secondo giro vorrei dire qualcosa su, appunto, l'elefante nella stanza, la Cina, che secondo me ha un ruolo molto importante da sempre, come hanno detto i miei predecessori, ma in questo momento un ruolo chiave. Grazie. Grazie Filippo, veramente molto interessante. Siamo all'ultimo intervento del primo giro, Gabriella Biondi. Prendo spunto dall'intervento di Filippo Di Roviland per chiederle quale approccio la nostra diplomazia ha nei confronti della Birmania, nei confronti di questi paesi. Che cosa fa l'Italia? Che cosa può fare l'Italia? Prego. Grazie per l'invito e grazie ai colleghi che hanno parlato prima di me, perché mi consentono veramente di focalizzare su pochi punti il mio intervento, partendo, secondo me, e cercando di tirare un filo che ho visto dipanarsi in tutti gli interventi e che riguarda le cause, per poi arrivare a cosa stiamo facendo in questi giorni in maniera abbastanza intensa a Bruxelles, New York, Ginevra, in tutte le sedi dove in questi giorni si parla di Myanmar. Le cause sono tante, sono esogene, alcuni paesi sono stati citati, il ruolo dell'Occidente anche, credo che vada detto ancora più esplicitamente, e in questo i media, visto che ci moderano oggi, siamo moderati da una firma importante, credo in questo i media ci devono aiutare di più. Io sono convinta che una delle cause del colpo di Stato, di mano di questi giorni, sia l'abbandono da parte dell'Occidente di Aung San Suu Kyi. Le cause per cui l'abbiamo abbandonata sono state dette da tutti coloro che hanno parlato prima di me, una aspettativa eccessiva, una richiesta di avere tutto e subito, le elezioni libere, la democrazia, l'attenzione ai Rohingya, che è un tema difficilissimo da toccare ma su cui abbiamo fatto degli errori, spingendo troppo forte e troppo velocemente, senza renderci conto che quelle che ad alcuni sono sembrate, e qui parlo di ONG, parlo di media occidentali, parlo di tanti osservatori che hanno una responsabilità, perché poi la diplomazia valuta anche e fa delle scelte che sono anche un po' dettate dalle valutazioni e dalle analisi che arrivano dalla stampa, dalle ONG che stanno sul terreno, quindi le responsabilità sono condivise, ma c'è una forte responsabilità, secondo me, nel non aver visto che Aung San Suu Kyi non poteva fare più di quello che stava facendo in quel momento. Questa percezione di uccello caduto, volo non spiccato, secondo me non può non aver influito in chi nella giunta, aiutata dall'esterno o meno, ha pensato che forse questa volta la comunità internazionale non sarebbe corsa in soccorso di Aung San Suu Kyi, come invece è accaduto in passato. E questa percezione, secondo me, è stata una spinta non da poco in questo momento storico. Possiamo anche dire che, guarda caso, è accaduta in un momento che possiamo chiamare ancora di transizione tra le due amministrazioni americane, quindi si poteva anche non attendere, probabilmente chi ha agito poteva anche sperare di non avere una forte reazione americana. Non sappiamo ancora come si posizionerà del tutto la nuova amministrazione, abbiamo tante speranze e aspettative, ma non sappiamo come si posizionerà, quindi da un punto di vista di tempistica c'è anche questo da considerare. Ma gli interessi cinesi, la Russia, non dimentichiamo che interessi economici in Myanmar ce li hanno anche gli occidentali, non soltanto i paesi che abbiamo già citato, ma sono convinta che un grave errore a cui abbiamo tempo di rimediare, con una serie di segnali che stanno partendo e devono partire subito, sia stato quello di dare la percezione ai militari in Myanmar che Aung San Suu Kyi non avrebbe più avuto quell'appoggio occidentale che aveva avuto. Questo lo dico perché siamo in un panel dove sono presenti vari medi, importanti medi, media e mezzi che arrivano poi alle diplomazie di tutto il mondo,
e poi mi focalizzo un attimo su quella europea, e il vostro punto di vista, il vostro modo di riferire è importante tanto quanto quello che arriva dalla nostra ambasciatrice, con cui naturalmente parlo tutti i giorni e con cui combattiamo questa battaglia, l'abbiamo combattuta quest'anno lei sul campo con le riunioni dei capi missioni europei, noi molto a Bruxelles nei nostri fora per ribadire questo messaggio. Vi assicuro che Alessandra Schiavo, la sottoscritta, il nostro rappresentante permanente a Bruxelles sulla base di nostre istruzioni, è un anno, forse più, che andiamo ripetendo: attenzione, piano, fermiamo le dichiarazioni che ogni due per tre alcuni paesi europei propongono di condanna della Lady o di azioni non sufficientemente forti. Non è bastato, spesso ci siamo trovati in questa dinamica del giusto e dello sbagliato, del bene e del male, percepiti come quelli che stavano dalla parte sbagliata perché cercavamo di continuare a sostenere Aung San Suu Kyi. Cosa stiamo facendo quindi adesso? Come forse avrete notato, come Farnesina siamo usciti per primi, prima di qualunque altro paese europeo, chiedendo l'immediata scarcerazione della Lady e di tutti gli altri. Molti si sono mossi con maggior prudenza. Abbiamo ieri lavorato tutto il giorno a Bruxelles in maniera abbastanza frenetica e devo dire sorprendente, perché nel cercare una quadra per far uscire una dichiarazione europea di condanna naturalmente dei fatti, ci siamo trovati davanti a uno schieramento di medie proporzioni, direi, che però è molto presente nelle istituzioni brussellesi, quindi poi anche se non riguarda tutti e 27, spesso è uno schieramento che è molto nei gangli del SEA e di Bruxelles, quindi riesce a far passare la propria linea, con uno schieramento che addirittura nella sua prima dichiarazione, questo per farvi capire quanto sia difficile a volte lavorare, quanto sia importante invece mantenere una linea di sostegno alle autorità civili, nella sua prima proposta di dichiarazione non conteneva neanche la richiesta di scarcerazione né la condanna agli arresti. Leggete la nuova dichiarazione, è stata il frutto di 8 ore di lavoro, altre per fortuna grandi partner ci hanno seguito, ma è molto importante sapere da dove si parte quando pensiamo a cosa può fare l'Italia in futuro, perché io sono una convinta europeista, la Farnesina lo è, questa è la nostra linea, l'Italia da sola non ha abbastanza voce per fare molto, abbiamo bisogno di un'Unione Europea forte, che parli insieme, unita, perché solo se parliamo insieme all'Unione Europea possiamo pesare qualcosa. Quindi questa è una prima linea di azione che stiamo cercando di perseguire, portare tutti e 27 verso una maggior comprensione di quelle che sono state alcune oggettive difficoltà della Lady, ma difficoltà che vanno lette nel contesto del Myanmar e non, come diceva il presidente Fassino, seduti in una stanza europea. Seconda linea importante, secondo noi, è quella di fare una riflessione attenta al tema delle sanzioni. Come sapete, c'è già in piedi un meccanismo sanzionatorio che riguarda un embargo totale alle armi e che riguarda le sanzioni per il momento a pochi individui. Se non ricordo male, il sistema sanzionatorio attuale colpisce circa una quindicina di soggetti, ovviamente tutti militari in Myanmar. È un regime che possiamo rafforzare, che dobbiamo però riflettere perché non colpisca la popolazione, che è già stremata da una crisi perenne, aggravata dalla crisi Covid. Non abbiamo avuto modo di parlarne, forse Alessandra Schiavo può dirci qualcosa anche su quello, perché rileva che questo colpo militare avvenga in un momento di questo genere, e quindi dobbiamo stare molto attenti anche a come calibriamo o cerchiamo di orientare il regime sanzionatorio. L'ASEAN, grazie Presidente per averla citata, è il lavoro di un anno della Farnesina, siamo diventati quest'anno partner dell'ASEAN. Beh, proprio nella consapevolezza che è il perno su cui
bisogna appoggiarsi nell'Indo-Pacifico, che stiamo parlando di Myanmar o di altre crisi, ma o anche semplicemente di orientamento di sviluppo in un certo modo piuttosto che in un altro. L'ASEAN è la dimensione dove muoversi. Anche qui ho paura che spesso i partner occidentali vedano l'ASEAN come uno strumento, ma non lo concepiscano ancora come un vero partner alla pari di dialogo. Ho visto uscire anche in questi mesi strategie sull'Indo-Pacifico, ragionamenti fatti senza parlare però con gli interlocutori. Con gli asiatici bisogna parlare, e bisogna parlare, come dicono loro, the ASEAN way. Bisogna sedersi e parlare alla pari, perché sennò non ci ascoltano. E vi invito a guardare le dichiarazioni del ministro degli esteri filippino sul colpo di Stato. Sono per l'Occidente devastanti. Dice: non le avete dato una possibilità. Parlando della Lady, non le avete dato una possibilità. Quindi bisogna rimettersi seduti, è il perno su cui lavorare, ma non bisogna farsi illusioni, perché per lavorare con l'ASEAN bisogna essere umili, perché questo loro si aspettano. Sono paesi importanti che ci superano per popolazioni, per risorse, tra poco anche per PIL probabilmente, quindi bisogna cambiare l'atteggiamento con cui si parla con questi paesi. Ultimo, per essere brevissima e poi lasciare spazio ad altri interventi, ci sono altri fori in cui stiamo lavorando, Consiglio di Diritti Umani e Nazioni Unite. Non siamo in Consiglio di Sicurezza in questo momento, però naturalmente possiamo lavorare nei gangli di quei meccanismi. Consiglio di Diritti Umani sarebbe uno strumento importante, anche lì gli equilibri vanno cambiando per una serie di colpe dell'Occidente difficili da analizzare adesso, ma bisognerà vedere se e come questi organismi multilaterali sapranno aiutarci. Mi fermo per questo primo giro, grazie ancora per avermi invitato a intervenire. Grazie mille Gabriella Biondi, molto chiaro e interessante. Allora, stanno cominciando ad arrivare le domande, in attesa che siano un po' numerose, così poi le smisto. Vorrei fare io una domanda a Cecilia Brighi. Abbiamo parlato tanto di Aung San Suu Kyi, tutti noi, magari anche solo per aver visto il film a lei dedicato, sappiamo della sua storia tragica, la morte del padre quando aveva 3 anni, eccetera. E soprattutto i 15 anni di arresti su 18 a partire dalle elezioni che sono state disconosciute. Allora, Aung San Suu Kyi ora si ritrova al punto di partenza, di nuovo agli arresti domiciliari, non abbiamo più saputo nulla di lei. Cecilia, tu l'hai vista, l'hai incontrata più volte, che cosa ci puoi dire? Come può vedere la realtà in questo momento Aung San Suu Kyi? Non c'è la voce? Devi togliere? Dimenticavo. Secondo me è leggermente arrabbiata. Io ho conosciuto Aung San Suu Kyi la prima volta, ci siamo sentiti per telefono nel 2011, rappresentavo le organizzazioni sindacali mondiali e sono andata a fare una riunione con lei e tutto l'esecutivo dell'NLD per valutare come lavorare sulle questioni economiche e in particolare sull'accesso agli investimenti, sulla qualità degli accessi agli investimenti e sui diritti del lavoro. E poi l'ho rincontrata a Ginevra, a Lillo e a Roma. Quindi lei è, secondo io sono concordo molto con quanto ha detto l'ambasciatrice Schiavo e la Biondi, ci sono enormi responsabilità. Io sono stata vista un po' come la pecora nera dentro il giro della società civile e con i media, con alcuni media sia italiani che internazionali, con Human Rights Watch, perché ho sempre sostenuto in modo critico, perché ovviamente anch'io considero che lei abbia fatto, come tutti i politici, degli errori, però io considero lei è il capo, la capa, anzi parliamo al femminile, la consigliera di Stato di un paese che lei ha sofferto e ha fatto una serie di scelte anche difficili, quindi
e oggi comunque, a prescindere da tutto, è prigioniera dei militari, quindi senza la, bisogna guardare la contraddizione principale e quella secondaria. Penso che i media abbiano avuto una grande responsabilità nel costruire questa figura un po' cattiva, demoniaca, un po' crudele della suo ruolo anche nella vicenda dei Rohingya, perché lei è, come ha detto l'onorevole Fassino, ha messo in piedi la commissione Kofi Annan, e le raccomandazioni della commissione Kofi Annan sono estremamente importanti. Basta leggerle per capire che lì si poteva fare un grosso lavoro. Io devo dire che da questo punto di vista noi siamo una piccola associazione, ma sulla questione per esempio della rule of law abbiamo presentato più volte dei programmi che non sono stati mai approvati dalla Commissione europea, abbiamo presentato dei programmi al la struttura che si occupa di queste cose in Birmania, proprio sul Rakhine. Ci è stato detto no, un organismo finanziato dai paesi europei, ci è stato detto no, il Rakhine è una cosa troppo scottante per poter discutere e creare un sistema di formazione della politica birmana sulla rule of law, sull'indipendenza del sistema giudiziario e così via. Quindi anche noi le nostre strutture siamo stati un po' timidi su questi temi che sono secondo me chiave, cioè formare la classe dirigente politica perché possa essere in grado di promuovere lo Stato di diritto, di rafforzarlo sul terreno, perché poi c'è un problema di non solo istituzioni nazionali ma anche istituzioni nel territorio. Quindi io penso che questo sia una cosa che sulla quale lei, Aung San Suu Kyi, abbia lavorato. Un'ultima questione che riguarda secondo me a questo punto il che fare, perché non è che, cioè, le cose sono cambiate, non siamo più a una settimana fa dove avevamo la necessità di fare delle iniziative, di ripensare, di rafforzare il lavoro con questo nuovo governo e con questo nuovo Parlamento, anche di formare questo nuovo Parlamento dal punto di vista di queste parole d'ordine. Io penso che oggi bisognerà lavorare per capire qual è il piano legale su cui si è basata, su cui si è l'aggiunta, i militari si sono mossi per fare questo colpo di Stato, e verificare se c'è quali sono gli spazi a livello di Nazioni Unite per verificare la credibilità di questo, cioè bisogna mettere in discussione alle Nazioni Unite quello che loro hanno fatto sulla base di una Costituzione che hanno violato. E quindi bisognerà approfondire questo, come approfondire quali misure di carattere sanzionatorio possono essere fatte per colpire specificatamente quei soggetti che sono responsabili, e non invece la popolazione che già sta soffrendo, perché col Covid ci sono stati più di 60.000 licenziamenti nella sola zona industriale di Yangon, e non parliamo del resto del paese. E io penso che noi stiamo facendo un lavoro, siamo piccoli, senza soldi, ma stiamo facendo un lavoro di collegamento con le parti sociali birmane, con le forze sociali birmane e con alcune parti della politica birmana. Siamo un po' la loro voce fuori, e questo credo che sia un aspetto molto importante che dovrebbe essere un po' valutato, perché sono elementi chiavi nella costruzione di un percorso di collegamento e di accompagnamento delle persone e dei soggetti sociali che si sentono perse, si sentono soli. Un'altra volta sono ritornati al square one, e quindi io immagino che Aung San Suu Kyi il suo gruppo dirigente, che alcuni sono molto qualificati, è quello che chiedono oggi, cioè un impegno
mobilitare in modo corretto, accompagnare l'opposizione a questa giunta militare sui vari piani, quello istituzionale, quindi Nazioni Unite, Unione Europea, eccetera, e sul piano anche delle azioni sugli investimenti. Sono d'accordo, non bisogna lasciare soli questo paese e bisogna però trovare il modo corretto per farlo senza creare ulteriori problemi. Grazie Cecilia Brighi. Sono arrivate delle domande. Vediamo un po', cerco di... ne leggo una. Presidente Fassino, magari questa è rivolta a lei, magari risponderà a lei. Allora dice Giuseppe Giuliano: una delle questioni più delicate per superare la logica binaria a cui faceva riferimento l'ambasciatrice potrebbe essere il ripensamento della decisione da parte del Parlamento europeo di revocare Aung San Suu Kyi dal gruppo dei premiati del Sakharov per i diritti umani. E in effetti la decisione del Parlamento europeo è dovuta al fatto che si imputa a Aung San Suu Kyi di non aver fatto abbastanza per fermare i militari sulla questione della pulizia etnica, la fuga dei Rohingya verso il Bangladesh, eccetera. Allora, in effetti, Presidente Fassino, lei ha detto giustamente che bisogna capire le cose che sono più complesse di come poi anche noi media, noi che lavoriamo nei media, cerchiamo di spiegare e molto spesso siamo costretti a semplificare. Ma allora, come bisogna affrontare questi eventi che sono comunque degli eventi tragici, sanguinosi, dove migliaia di persone sono costrette a lasciare le proprie case, molti perdono la vita, per non dire del resto. Prego, onorevole. Ma dunque, tanto voglio dire che ringrazio la consigliera Biondi perché è stata chiarissima e condivido tutto quello che ha detto e mi riallaccio quindi anche a questa domanda. Cioè, noi applichiamo spesso le categorie dell'Occidente a qualsiasi parte del mondo, quando in altre parti del mondo l'applicazione di queste categorie non è né scontata né automatica. Questo non significa accettare un relativismo culturale per cui quello che è buono per noi può non essere buono per altri. Io rifiuto questa logica, no, del relativismo culturale. Però bisogna sapere che quando ci si misura con delle realtà, bisogna fare i conti con quelle realtà per la loro storia, la loro cultura, la sedimentazione valoriale che hanno, eccetera. Per esempio, noi viviamo nell'Unione Europea e viviamo nell'Unione Europea che è fondata da 65 anni sull'idea che quanto più ci si integra, tanto più si tutelano gli interessi comuni. Bene, se uno va in Asia, bisogna sapere che in Asia il principio della sovranità nazionale è assolutamente intangibile. Questo non significa che non siano, come dire, che non sappiano che nel mondo di oggi bisogna dar luogo a forme di cooperazione tra Stati e tra nazioni, ma senza mettere in discussione il principio sacro della sovranità nazionale. A questo principio sacro della sovranità nazionale intangibile se ne connette uno che batte sulla vicenda della Birmania. Nessun paese accetta l'ingerenza di un altro. La prima reazione che i cinesi hanno avuto ieri è stato: rispettiamo quello che sta succedendo in Birmania perché è un fatto interno birmano. Non è una dichiarazione solo opportunistica, è il modo con cui ogni paese dell'Asia, no, si riferisce alle relazioni con gli altri. Io ho fatto 4 anni l'inviato speciale della Birmania. Ho girato tutta la regione incontrando tutti i ministri degli esteri, tutti i paesi, per sollecitare interventi che aiutassero la transizione. Sapete il ministro degli esteri più chiuso che ho trovato? Quello indiano. Cioè la più grande democrazia del mondo, il paese democratico, certamente più democratico dell'Asia in questo momento, almeno fino a poco tempo fa, adesso è più complicato. Però, come dire, con una grande tradizione democratica, Gandhi, Nehru,
eccetera, eccetera, giusto? E il ministro degli esteri indiano mi ha detto, guardi, io capisco bene tutto quello che lei mi ha detto, ma siccome noi abbiamo 3.000 chilometri di confine con la Birmania e non vogliamo grane, noi non ci ingeriamo e vedano i birmani cosa fare. Può sembrare una risposta cinica, di realismo politico eccessivo, e probabilmente lo è, ma bisogna fare i conti con questo. Quando io prima ho ricordato, noi mettiamo le sanzioni, in Asia non le mette nessuno, è un tema, è un tema. E allora, faccio questi esempi, e mi riconnetto all'intervento che ha fatto la consigliera Biondi, che ha detto cose assolutamente chiare. Noi siamo viziati tutti, ma non da oggi, per il ruolo che l'Occidente ha avuto nella storia di questo mondo, per cui siamo stati il centro del mondo per secoli e abbiamo qualche difficoltà a accettare che non lo siamo più da soli, siamo, come dire, applichiamo un occidentalismo che ci porta ad applicare qualsiasi categoria, no? A situazioni nelle quali dobbiamo batterci perché i valori fondamentali siano rispettati e tutelati, ma sapendo che l'attuazione di quei valori deve fare i conti con storie, dinamiche, culture, civiltà, che sono diverse dalle nostre, no? Anche tutto il tema libertà di informazione, che è un tema gigantesco. Ma se voi prendete un qualsiasi giornale dei paesi asiatici, ma sono tendenzialmente caratterizzati da un tasso di conformismo altissimo. Quindi, salvo forse in Giappone e in Corea del Sud, che sono i paesi asiatici dove più c'è una dialettica politica di tipo occidentale, ma se vai in Thailandia, se vai in Malesia, se vai a Singapore e ti prendi il giornale locale, il grado di conformismo è assoluto, è complicato. Non è che non c'è la libertà di stampa, anzi c'è una pluralità di giornali, di testate, ma c'è un approccio, un'attitudine, un atteggiamento conformista che con cui devi fare i conti. E io, rispetto alla domanda che è stata fatta, rispondo sì, ha ragione chi ha fatto la domanda. Il Parlamento europeo ha deciso, con un atteggiamento che io definisco, non esito a definirlo, moralistico, di, come dire, ritirare il premio Sakharov a Aung San Suu Kyi, considerandola la responsabile di quello che succedeva ai Rohingya, che è una colossale sciocchezza. E ha dato ai generali esattamente quello che diceva la consigliera Biondi, e cioè l'impressione che tutto sommato l'Occidente verso Aung San Suu Kyi non era più così solidale, vicina e, come dire, sostenitrice, no, come lo era stata fino a quel momento. E siccome i generali le cose le guardano, quando hanno capito che lei era più debole, meno tutelata, meno sostenuta, hanno detto, beh, allora siamo più in grado di dargli un colpo. Quindi bisogna sempre poi fare i conti con le conseguenze degli atti. Quando dico moralistico, dico questo. Il moralismo è assumere delle decisioni senza valutarne le conseguenze. No? E spesso, no, noi agiamo così. E invece tu devi valutare quali sono le conseguenze in una situazione data come quella, no? Perché è vero che Aung San Suu Kyi, poi ovviamente Aung San Suu Kyi, come ciascuno di noi, come quelli che hanno delle responsabilità politiche, ha commesso anche degli errori, ma questo va da sé, è normale, no? Il problema non è trovare l'infallibile, il problema è di sapere però, diciamo, valutare una situazione nella sua complessità, nella sua multiformità, nella sua articolazione. E la domanda di Paolo Solon, cosa possiamo fare noi? Beh, ovviamente non spetta a me dire cosa deve fare l'informazione, però cercare di trasmettere, quando si affrontano situazioni così lontane, la complessità della situazione, cioè sottrarsi al rischio di rappresentarla con le categorie soltanto nostre, perché questo è un po', no, il rischio, di rappresentare una situazione che vive dentro un contesto radicalmente diverso con le categorie nostre, che in parte si adattano e in parte invece non colgono la complessità. Per esempio, appunto, quando Di Robiland dice una cosa, io condivido, bisogna battersi perché nei paesi asiatici ci sia lo Stato di diritto. Ecco, ma lo Stato di diritto, come lo concepiamo noi, in Asia non è concepito così. Quindi devi fare una battaglia culturale perché lo Stato di diritto sia assunto come noi lo concepiamo, e io penso che come noi lo concepiamo sia la concezione, come dire, corretta dello Stato di diritto, ma faccio i conti col fatto che altrove a questo tipo di modo di interpretare lo Stato di diritto non ci siamo ancora. No? Io dico sempre che viviamo nella globalizzazione,
Bisogna che ci poniamo il problema anche di come globalizziamo i diritti o che globalizzare i mercati, le monete, gli scambi. Ma la globalizzazione dei diritti è una battaglia complessa che deve fare i conti appunto con la complessità culturale. Ultima questione. La Birmania è un paese, lo diceva bene l'ambasciatrice, è un paese ricco di risorse, è ricco di acqua. In Birmania si fanno 3 raccolti di riso all'anno, mediamente i paesi che sono produttori di riso ne fanno 2, pieno di acqua, con un'agricoltura che può essere fiorentissima. È seduto su una nuvola di gas, tant'è vero che Chevron, Eni, Elf, eccetera, sono tutti lì. È il più grande produttore di rubini e di gemme preziose, i migliori rubini al mondo. Tra poco ci sarà San Valentino, se qualche signore riceve un rubino, probabilmente un rubino birmano. Va bene? Le migliori gemme preziose al mondo. Il miglior tech al mondo. Su tutti gli yacht del mondo il tech è il tech birmano. Allora, è un paese che con una classe dirigente avveduta, aperta, non ci metterebbe molto a diventare un paese emergente. Il problema è che invece la casta militare che l'ha oppresso per 60 anni ha depresso queste potenzialità. E uno dei rischi della dittatura è che dopo 10 anni di apertura, che hanno consentito un qualche sviluppo economico nuovo, si torni, come dire, a una cappa. Ecco, questo per esempio è un interrogativo. Questi generali, che non sono generali ma non sono sprovveduti naturalmente, valuteranno l'impatto che può avere quello che stanno facendo sull'apertura economica che in questi 10 anni il paese ha avuto? Questa è una variabile non di poco conto. Sono disposti a veder partire immediatamente tutti gli investitori esteri che invece erano arrivati? Ecco, questo per esempio è una variabile che andrà valutata, andrà vista, perché può essere un elemento, no, che incide sulla situazione, perché se si mantiene un'apertura di mercato, come è noto l'apertura di mercato comporta relativamente, ma anche sempre qualche apertura sociale e qualche apertura politica. Quindi dobbiamo valutare, diciamo, tutti gli aspetti. In ogni caso, e finisco, quello che è certo è che non dobbiamo abbandonare la Birmania. E qual è il rischio? Il rischio è che ci si occupi di quello che accade in un paese quando c'è un passaggio critico, un'emergenza che fa i titoli dei giornali e richiama l'attenzione dell'opinione pubblica. Poi, trascorsi 5 giorni, si archivia la pratica. Ecco, lavoriamo perché non si archivi la pratica e, come diceva il consigliere Schiavo, l'ambasciatrice, invece ci sia, come dire, un'attenzione costante e continua e un atteggiamento proattivo per aiutare la Birmania a uscire da questo impasse e ritornare a un percorso di transizione democratica. Grazie onorevole Fassino. C'è un'altra domanda da parte di Andrea Santo, Luis Guido Carli. Vorrei chiedere all'ambasciatrice Schiavi quali saranno, secondo lei, le evoluzioni della situazione in Birmania, in particolare quale il ruolo dell'UE e delle altre organizzazioni internazionali, e qui magari riusciamo un pochino a proseguire l'intervento del presidente Fassino, in effetti su quello che potrà accadere nelle prossime settimane e mesi. E il microfono, ambasciatrice. Qual è il ruolo dell'Organizzazione Internazionale dell'Unione Europea e prima ancora? Dice Andrea Santo, vorrei chiedere all'ambasciatrice Schiavi quali saranno, secondo lei, le evoluzioni della situazione in Birmania, e in particolare appunto qual è il ruolo dell'UE e delle altre organizzazioni internazionali? Grazie. È molto difficile dire come evolverà la situazione, ovviamente, perché nessuno di noi può prevedere il futuro, e quello che è successo il 1 febbraio ha dimostrato che tutto è possibile. Il ruolo dell'Unione Europea e delle organizzazioni internazionali è quello di continuare a valutare attentamente gli avvenimenti e operare per il meglio. Quindi, in queste condizioni
non mi sento effettivamente di dire di più, ma cercheremo di trovare una soluzione che ci consenta di continuare a essere in questo paese e accompagnare il processo democratico di questo paese nella misura del possibile, se ce lo consentiranno gli eventi. Io vorrei fare qualche commento su quello che è stato detto anche in precedenza. Quindi, in qualche modo, il distanziamento dell'Occidente da Aung San Suu Kyi e dal governo birmano ha facilitato effettivamente anche quello che poi è successo, perché se l'apertura, l'avvio della transizione democratica era funzionale anche all'avvio di un rapporto diverso con l'Occidente, questa cosa non si è verificata, quindi non sono arrivati tutti gli investimenti stranieri anche da parte occidentale, ne sono arrivati alcuni, ma non è la misura attesa. L'interesse anche della figura di Aung San Suu Kyi è diminuito all'occhio dei militari, quindi dei militari birmani, perché evidentemente il processo che si è avviato non si è verificato nella misura attesa. Inviterei anche a non sottovalutare l'importanza delle prime affermazioni fatte anche all'AIA sull'esistenza e il compimento di alcuni crimini di guerra. Non è una cosa scontata per un paese come questo, che ha alle spalle 70 anni di guerra civile e 50 anni di dittatura, di una dittatura militare così cruda, così difficile, così brutale, che si ammettesse una cosa di questo genere. E questo ha avviato anche un processo di trasformazione graduale, incompleto ovviamente, perché solamente allo stato embrionale, anche della stessa società birmana. E mi ricollego a quello che diceva prima anche di Robinà. È importante per sostenere le democrazie favorire una crescita della società civile. Quando Aung San Suu Kyi ha riconosciuto che erano stati compiuti dei crimini di guerra, i birmani hanno cominciato a parlare molto più liberamente dei crimini commessi in Rakhine e anche altrove. E ripeto, non era un risultato scontato. È come se in qualche maniera fosse stato scoperchiato e distrutto un tabù. Il loro leader diceva apertamente una cosa di questo genere, poteva finalmente cominciare a dirla anche la popolazione, la stessa popolazione che con eroismo anche per 50 anni aveva compiuto la propria battaglia democratica, ma che doveva fare attenzione anche a non superare certi limiti. Quindi in realtà quello che è successo all'AIA è stato anche molto importante. Io credo che in Occidente l'abbiamo sottovalutato, abbiamo capito comunque la portata di quello che c'era di nuovo e abbiamo solamente visto quello che mancava. Tutti gli avvenimenti possono essere giudicati per quello che c'è o per quello che manca. Noi abbiamo guardato e visto solamente quello che mancava e non abbiamo saputo vedere e apprezzare quello che comunque c'era, che era ovviamente solamente una parte, era anche probabilmente insufficiente. Era comunque un inizio importante e non abbiamo saputo alimentare. Quindi questo è quello che volevo dire. E poi le sfide della Birmania sono effettivamente tantissime. Quindi di Robinà giustamente parlava di infrastrutture intangibili di uno Stato, no? Le infrastrutture di uno Stato sono fisiche, quindi logistiche, anche di trasporto, che anche in Birmania sono arretratissime, perché molto spesso sono quelle di epoca coloniale, ma sono anche intangibili, quindi la società civile, la magistratura, le istituzioni, la consapevolezza delle persone, la formazione delle risorse umane. Quindi le università sono state chiuse per 5 anni, quindi con un'intera generazione che non ha potuto completare gli studi. Tutto questo adesso va recuperato e l'ultima cosa di cui questo paese ha bisogno è l'isolamento. Quindi dobbiamo fare attenzione, forse il ruolo adesso è quello dell'Unione Europea, delle organizzazioni internazionali, di capire come possiamo difendere i nostri principi senza isolare questo paese ulteriormente e facilitare la permanenza sul territorio solamente di quegli attori che non sono portatori, quegli attori internazionali che non sono portatori dei nostri modelli valoriali o dei nostri principi o della nostra concezione dello Stato di diritto. Grazie ambasciatrice. Ci sono due domande che vorrei girare a Filippo di Robiland, che aveva citato l'elefante nella cristalleria, concludendo il suo intervento. Prima, ecco, Maurizio Melani chiede qual è stato finora l'atteggiamento in Consiglio di Sicurezza di Cina e Russia, mentre Giuseppe Gabusi dice non sono così convinto che la Cina preferisca il governo dei militari, che le potrebbe creare anche qualche imbarazzo internazionale. In fondo i rapporti con Aung San Suu Kyi erano molto buoni sotto il suo governo, c'è stata anche la firma del memorandum sulla Belt and Road Initiative, la nuova via della seta. Ecco, adesso senza entrare in particolari, cosa possiamo dire di Cina e se vuoi anche di Russia, il ruolo nei confronti della Birmania?
Sì, scusa, l'ho disattivato. Ma io vorrei dire due cose brevemente. Intanto sul comportamento di Cina e Russia in Consiglio di Sicurezza ieri, che era una riunione a porte chiuse, credo che possono dire meglio i diplomatici qui presenti, perché le voci che corrono è che la Cina effettivamente si è opposta al comunicato, qui si diceva, si condannava il colpo di Stato, eccetera. Quindi credo che possono essere più autorevoli loro nel dire cosa è successo. Vorrei dire solo una cosa molto breve riguardo a questa idea, l'approccio asiatico alla vita, eccetera, siamo tutti d'accordo. Ciò nonostante, non bisogna poi passare all'estremo, appunto, che è quello di cinese che dice sono affari interni, e rispetto al golpe addirittura che ha un cabinet reshuffle, cioè quello che è successo con l'arresto di tutti i deputati eletti, Aung San Suu Kyi, eccetera, è un rimpastino, no? Ecco. Anche perché la questione dei profughi non è una questione interna, perché l'overspill dei Rohingya in Bangladesh è un enorme problema per il Bangladesh. Oramai lo sconfinamento cronicizzato dei Karen nel nord della Thailandia è un problema per la Thailandia, quindi non è esattamente una questione che si risolve solo internamente. Allora, per quanto riguarda i cinesi, molto è stato detto. Loro avevano cominciato anni fa con una specie di penetrazione affaristica, con vere e proprie razzie di materie prime, diventata col tempo una politica geoeconomica strutturata. Oggi credo che gli scambi commerciali con la Cina sono sopra i 33%, no? E ci sono piani appunto molto controversi riguardo infrastrutture e megaprogetti, che rischiano appunto di inasprire proprio il conflitto con le minoranze etniche, visto l'impatto che avranno sui territori. E non mi riferisco solo alla Belt and Road Initiative. A questo proposito, l'unico commento che mi viene da fare, perché sulla Cina abbiamo già detto molto, è che il portavoce del Ministero degli Esteri nel suo comunicato ha detto che bisogna salvaguardare la stabilità, appunto, la stabilità politica e sociale, questo mantra della stabilità. E noi sappiamo come in nome della stabilità si siano scritte le peggiori pagine della storia, no? Era in nome della stabilità che l'Occidente ha per anni puntellato Milosevic prima che appiccasse fuoco in tutti i Balcani, era in nome della stabilità che abbiamo mantenuto in vita Saddam Hussein e Hafez Assad in Medio Oriente, come pure i talebani a un certo punto andavano bene, non ce lo dimentichiamo, in Afghanistan, per non dire delle miriadi di dittatori sanguinari in Africa. Quindi, quando una superpotenza come la Cina parla di stabilità, conviene che la comunità internazionale drizzi le orecchie, perché significa che la peggior realpolitik si è rimessa di nuovo in moto, e questa non può che essere ai danni dei più deboli e vulnerabili. Quindi sono d'accordo con l'ambasciatrice e tutti quelli che mi hanno preceduto e che hanno detto non dimentichiamoci della Birmania. E non l'emozione dell'arresto di Aung San Suu Kyi e poi tra due giorni, è vero, c'è Navalny in Russia che è altrettanto preoccupante, ci sono tante cose che non vanno bene nel mondo d'oggi, però non dobbiamo usarla come scusa per dimenticarci di nessuno, soprattutto della Birmania che da decenni attraversa un periodo così difficile. Grazie. Grazie Filippo Di Robinant. Direi che c'è un'ultima domanda che vorrei girare a Gabriella Biondi, di Antonio Boltrini, che dice: buonasera, grazie per questa interessantissima tavola rotonda. Sono d'accordissimo sulla necessità di cogliere la complessità dei contesti locali e di evitare di estendere o applicare rigidamente o automaticamente le nostre categorie anche in materia di Stato di diritto. Tuttavia, quando parliamo di genocidio, parliamo di una delle categorie fondamentali della comunità internazionale contemporanea, non solo dell'Occidente. Dunque, come rapportarsi ora con la Birmania rispetto alle accuse gravissime di genocidio che costituiscono un vulnus non solo per l'Occidente, ma per l'intera comunità internazionale? Grazie, Antonio Boltrini, dell'Università di Firenze. Grazie, certo, naturalmente il genocidio è forse una delle categorie più orribili e vanno
Mi hanno assolutamente perseguiti. Credo che però l'ambasciatrice Schiavo abbia dato nel suo primo intervento la chiave di lettura giusta. Se noi non garantiamo un ritorno alla normalità per quanto possibile in Myanmar il prima possibile, non garantiamo istituzioni democratiche in Myanmar, non garantiamo neanche la sicurezza di chi è stato oppresso e rischia di continuare ad essere oppresso. Nella discussione Aung San Suu Kyi, colpevole o innocente, non vorrei che fosse emersa una lettura troppo innocentista. Credo che a guidarci sia, almeno tra i panelisti di oggi e senz'altro nella visione della Farnesina, ci guida una visione realista. Qual è l'alternativa? Questa è la domanda che io e l'ambasciatrice Schiavo abbiamo ossessivamente fatto per un anno anche ai nostri partner europei nei momenti di sconforto nei confronti delle posizioni di Aung San Suu Kyi. Qual è l'alternativa in questo momento? Quindi il genocidio va perseguito, bisogna stare molto attenti, soprattutto però in questo momento, che non si perpetui. E l'unica garanzia che non si perpetuino i crimini nei confronti delle minoranze, Rohingya o altre, perché come diceva il presidente Fassino, il Myanmar è un paese di minoranze in realtà, quindi bisogna, l'unica garanzia è quella di ristabilire una democrazia il più rapidamente possibile. Sempre per non demonizzare l'Occidente e non diminuire il ruolo che può avere, colgo l'occasione anche per dire, riprendendo l'intervento di Cecilia Brighi, che moltissimo abbiamo fatto e stiamo facendo in termini di capacity building. Sono attivi in questo momento in fase di attuazione solo da parte dell'Italia progetti di capacity building a vario titolo per circa 90 milioni di euro, se non vado errata, e continuiamo a sostenere bilateralmente attraverso organizzazioni internazionali ogni possibile attività di sostegno delle autorità civili e di far crescere una classe politica che possa auspicabilmente un domani sostituire permanentemente quella militare. Ecco, questo mi sentirei di rispondere. Grazie mille, Gabriella Biondi. Direi che siamo in chiusura. Forse Cecilia vuole dire ancora due parole per commiatarsi dal pubblico, da chi ci ha seguito finora con tanta pazienza. Il problema è cosa fare domani, perché domani i militari hanno formato un loro governo di gente, di ex militari e di militari, quindi sono in realtà tutti militari. Cosa fare domani? Se il nuovo governo, il primo ministro convoca le ambasciate, quale sarà la posizione? Quale sarà la posizione sulle credenziali alle Nazioni Unite? Lo dicevo prima, cioè questo è un elemento fondamentale, cioè questo è un governo illegittimo. Noi stiamo analizzando la Costituzione in rapporto agli strumenti che loro hanno utilizzato per fare il colpo di Stato, perché lo hanno fatto sulla base, secondo lui, di un'interpretazione di alcuni articoli specifici della Costituzione. Hanno il diritto ad avere le credenziali alle Nazioni Unite? Stanno richiamando tutti i diplomatici del mondo per poterli sostituire, quindi stanno facendo un'operazione di pulizia totale delle istituzioni dal livello nazionale ai livelli degli stati e delle regioni. Quindi bisogna che ci domandiamo che tipo di presenza possiamo avere lì, facendo finta che sì, chiediamo lo stato di diritto, chiediamo che, però poi business as usual. Bisognerà mettersi intorno a un tavolo di lavoro per riflettere, continuare a riflettere su cosa fare domani, come aiutare la popolazione, come aiutare le organizzazioni sociali ad opporsi in un modo che non sia violento e in un modo che sia invece positivo e costruttivo. Questa è la nostra preoccupazione in questi giorni, e io ricevo continuamente telefonate, messaggi, eccetera, su questo terreno. Cosa possiamo fare per aiutarli? Dateci una mano. E questa è una domanda che secondo me poi ci aiuta a riflettere ulteriormente sul futuro. Grazie.
Bene, allora grazie Cecilia, grazie a tutti i partecipanti, l'ambasciatrice Alessandra Schiavo, Gabriella Biondi del Ministero degli Esteri, Filippo Di Robiland e il presidente Piero Fassino. E ringrazio naturalmente il CESPI, il Centro Studi di Politica Internazionale, e come dire, arrivederci alla prossima conferenza, e speriamo sia su temi magari più leggeri, più ottimistici, in un momento della storia diverso da quello che stiamo vivendo oggi. Grazie a tutti e buonasera. Arrivederci. Buonasera, grazie. Grazie a tutti.